Full immersion di Edmondo Cirielli, candidato del Popolo delle Libertà alle prossime elezioni per la carica di presidente della provincia di Salerno nel Vallo di Diano. Nell'aula consiliare del comune di Sant'Arsenio, Cirielli ha lanciato la candidatura di Giovanni Graziano, coordinatore territoriale di Alleanza Nazionale al Consiglio Provinciale. È tempo di cambiare, ha sottolineato Cirielli, l'esigenza arriva forte soprattutto dalle aree interne, da troppo tempo abbandonate al loro destino da un sistema di potere clientelare messo in atto dal centro-sinistra. Lavoro, infrastrutture e collegamenti e la risorsa ambientale come grande occasione di sviluppo sono tra le parole d'ordine del centrodestra in questa campagna elettorale, nella quale mai come questa volta, conferma il candidato territoriale Giovanni Graziano, si percepisce voglia di cambiamento, a cui il centrodestra è pronto a rispondere proponendo un nuovo modello di governo. Folto il pubblico presente per l'occasione, che in serata si è trasferito a Polla, dove era in programma un incontro sull'annosa questione della tratta ferrata Siciliano-Lago Negro organizzata da Azione Giovani del Vallo di Diano in occasione della giornata delle ferrovie dimenticate. La sensazione è che c'è una voglia di cambiamento, soprattutto qui nel Vallo di Diano, dove gli effetti deleteri delle amministrazioni di centrosinistra, comunali, ma soprattutto quella provinciale, si sono fatte sentire in maniera più pesante con la crisi economica, e quindi il nostro impegno è quello di cercare di dare semplificazione burocratica e rilancio all'economia per combattere la disoccupazione. Questa discesa in campo è una cosa che chiaramente mi gratifica sul piano politico, per la presenza del presidente Cirielli che mi ha fianco in questa giornata importante, non solo per me ma per l'intero gruppo dirigente del Vallo di Diano, una cosa che ci onora oltremodo. Noi vogliamo proporre un'alternativa, un nuovo modo di amministrare, un nuovo modello di governo che si deve sostituire invece a un modello clientelare di potere.